C'è un elicottero a pilotaggio remoto al centro del nuovo stabilimento Sistemi Dinamici inaugurato da Leonardo S.p.A. a Pisa. In questi spazi avverrà lo sviluppo e la produzione dell'AW Hero, grazie al lavoro di 60 dipendenti. Fondata nel 2006 come joint venture tra IDS, Ingegneria dei Sistemi, l'allora Augusta Westland, oggi divisione elicotteri di Leonardo, la Sistemi Dinamici ha l'obiettivo di sviluppare moderne tecnologie elicotteristiche. Nel 2016 Leonardo ne ha acquisito il pieno controllo. È una presenza forte dal punto di vista industriale, con più di 1800 addetti, che qui fa già un salto di qualità, è una nuova presenza anche a Pisa, con un'invenzione che è stata qui prodotta e poi ceduta a Leonardo. L'AW Hero è un avanzato versatile elicottero a pilotaggio remoto pensato per compiti come sorveglianza, monitoraggio ambientale, pubblica sicurezza e protezione civile. Il peso massimo al decollo è di 205 kg e può portare un carico fino a 85 kg. Un mezzo utile per la sorveglianza marittima e dei confini, per la protezione di infrastrutture critiche, per il monitoraggio di obiettivi sensibili, per il supporto a operazioni di salvataggio e per la valutazione del danno in caso di disastri naturali. Siamo molto fieri perché questa è un prodotto nel quale si accorpano diverse tecnologie e capacità del gruppo Leonardo, cioè la capacità elicotteristica, la capacità elettronica per tutta la parte di gestione del volo e la parte della sensoristica, cioè quegli strumenti che ci consentono di osservare e capire cosa succede. Il primo modello di pre-produzione ha compiuto il suo volo inaugurale a dicembre. La prima dimostrazione operativa si svolgerà nella seconda parte del 2019 nel Mar Mediterraneo.